Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova presentazione. Dove sono? Qua sulla Ravenport, la mappa americana che di solito non uso mai, ma vabbè. Niente, siamo qua per la presentazione praticamente, come avrete visto, del pack che abbiamo già presentato con Jack e di posizionabili, di stalle varie ed eventuali. Intanto ho messo giù solo il discorso animali. È la versione americana della Plastiberhof, che sono così belli e interessanti, che abbiamo nella serie, e vengono da Modding Welt, anzi penso sia la pronuncia più corretta. Adesso andiamo a darli nel dettaglio, ma non troppo, perché in realtà è bello anche scoprirli. In discorso presentazione, per me è anche prima cosa farvi vedere dell'esistenza, perché tante volte mi dicono: ah, dove l'hai preso, dove l'hai visto, mi era sfuggito. E quindi prima cosa mettervi al corrente di quello che c'è sul mercato, diciamo. Poi giustamente anche presentare, dire cosa serve, come è fatto, eccetera, ma dopo un minimo di scoprirlo anche per conto suo penso sia sempre bello. Volevo iniziare velocissimamente a dire una cosa, perché sono qua col class, perché è appena uscito su Modab ufficiale class Action di Smetty, il solito che c'era anche nel 17, ma anche prima, anche nel 13 girava, 15 sicuro, il 13 ho dubbi, ma vabbè. E seconda cosa, il pack delle botti che vi ho presentato tempo fa, hanno fatto l'aggiunta praticamente di questo qua. Praticamente vi danno dentro sia il pezzo dell'IT Runner, diciamo, che la parte qua scarrabile. Ci sarebbe anche in versione spandi letame, ma noi ci accontentiamo di questa. L'ho presa zincata, no, scusate, non zincata, l'ho presa cromata apposta perché siamo qua su questa mappa. Questo è solo per piccolo upgrade, non è che faccio un video apposta per dire aggiornato questa, però ci tengo a dirvelo perché se uno segue con costanza riceve anche gli aggiornamenti. Andiamo con ordine, ragazzi, sul vero senso della mod. Recinti per animali, questi sono quelli originali, te prego, via tutti brutti. Vado un po' veloce perché in realtà, se avete visto l'altra presentazione, anche questa sarà praticamente simile per il semplice fatto che andremo a vedere il recinto per animali delle mucche. Ce ne sono di tre tipi, praticamente cambia quanti capi possono contenere e vabbè, il costo giornaliero, ovviamente. Poi andiamo a vederli. Ce ne sono due per i maiali, stessa, diciamo, capienza, ma cambia solamente la forma, eccetera. Visto quelli, resta uno per le pecore, uno per le galline, uno per i cavalli. Andiamoli a vedere. Ovviamente i trigger vi ricordo sempre con la versione sviluppatore, che c'è un video che spiego ancora nel 17 come si fa ad attivare. Li andreste a vedere da soli. Ho messo anche le aree interattive apposta. Qua praticamente dove si scarica il latte, esce qua il barilotto e voi lo potete caricare qua, quindi tanto di animazione, ragazzi. Qua mi piace tanto questa rampa. Scusate che devo tirare via l'ultimo stadio dei development. In pratica che si riesce a salire nello stabile sopra, si può stoccare balle con una mini pala, eccetera, con un bobca, diciamo. Qua ovviamente si entrava anche da qua, quindi in realtà la configurazione di come sono fatte sono fantastiche. Per uno che vuole giocare su una mappa americana, per me trovo che sia veramente fatta bene. Qua il trigger dell'acqua, una circolare lì. Qua potete entrare anche da qui. Qui ovviamente compariranno le vostre mucche. Qua c'è sempre il discorso mangiatoia. Qua è dove scaricate, però scusate, devo uscire dall'altra perché sennò non riesco a saltare fuori, mi incastro. Così intanto ve la faccio vedere anche da esterno. Veramente una più che bella cura nei dettagli. Qua ovviamente si va per
il discorso cibo, vari ed eventuali, c'è la mangiatoia. La carriola messo lì in cima. Che bischeri. Animal loading. Praticamente voi andate a scaricare gli animali qua. Vi esce pure la rampa che arriva praticamente nelle gambe. Una volta che avete dispiegato, tasto R, voi vi comprate i vostri capi. Conferma, così andiamo anche a vedere dove sono. Qua dentro la prima che gira, aumentiamo la velocità del player. Ed esternamente qua, dove c'è anche il trigger qua praticamente della mangiatoia che vi dice tutto. Se non sapete cosa significa, giocate a Pac-Man. È anche spiritoso, Bernie. Ovviamente c'è ancora un problemino che se il terreno non è realmente piatto, in qualche punto potrebbe collidere e la mod non spiana il terreno. Quindi ragazzi, all'occhio, prima o chiamate Jack o vi spianate meglio il terreno. Questo è l'altro super stabile gigantesco praticamente, con non tutte le porte animate, perché se vedete non tutte lo sono, ma alcune ovviamente sì. Mi piacciono i cartelli che fin da Farming Simulator 2011 non è possibile creare due aree di per le vacche nello stesso stabile. Ma potete avere un castello di sabbia qua, vabbè. Freddure freddure del modder, ma lasciamo perdere. Qua ovviamente avete solitamente milk loading, quindi adesso vi faccio vedere tutto 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 perché vorrei che fosse una presentazione rapida. Uno deve vedere cosa c'è, appunto, scoprire qualcosa anche di suo. Non voglio star lì a spiegarvi ogni singola cosa. Poi i cartelli sono gli stessi, tipo animal loading praticamente, e vi esce la rampetta, attenzione alle gambe, e poi potete aprire con R la finestra. Activate fans, ovviamente fans sono le ventole, ragazzi, sentite anche il rumore per arieggiare, se no magari qualche stalla potrebbe anche esplodere per il metano delle vacche. Qua avete quella versione più semplice, diciamo, che è pressoché identica a questa al modding belt, quello normale, diciamo, tedesco, per le mucche fuori su un prato, senza edifici, senza niente. Ha mantenuto, diciamo, vari elementi simili, ma va bene. Andiamo velocemente perché le cose da vedere sono un po' tante, non tantissime. Qua non c'è animazione. Vediamo dove sono le porte che si possono aprire. Qua, feeding. Qua praticamente è la vostra area suini. Andiamo sempre ad aprire il loading. Qua potete comprare i vostri maialozzi. Conferma. Qua la rampa non esce, ma potete aprire e chiudere la porta. Qua avete i vostri suini, belli belli, con tanto di corvi. Ah ragazzi, in un'altra farm, ad esempio, ci sono anche i pulsanti interruttori per accendere le luci, quindi scoprite, scoprite, scoprite. Per i suini, ah sì, abbiamo detto che era l'unica, sì, perché adesso mi fate venire un dubbio. No, c'era quella vecchia e quella moderna, cioè le due tipologie, ma io l'avevo posizionata, perché queste qua sono per le pecore. Ah sì, scusate ragazzi, ma vabbè. Questa è l'altra praticamente, la versione qua tecnologica e moderna. Ripeto, ognuno dipende dal posto che ha. Da come è ispirato a giocare. E ok, andiamo avanti perché ripeto, alla fine sono delle case, non per nulla togliere, ma voglio dire, le conosciamo. Comunque gran lavoro e grande idea sinceramente di aver portato
lo stesso format, diciamo, anche sulla versione americana. Quindi questo ovviamente era per le pecore. Qua vi è il bancale di lana. Qua avete i vostri trigger per la mangiatoia. Dettagli ci sono, avete visti. Finiamo qua col discorso galline, che è molto simile a quello nostro in farm, ma versione americana proprio, con la porta che si sbatte in faccia. Qua è dove le comprate, quindi c'è il trigger. Ne compro una perché sono povero, ho solo 81 milioni, cosa volete? Ovviamente la partita di prova, ragazzi, ci mancherebbe. Mi spiace che qua è tutto spoglio e sembra Minecraft formato farming, ma d'altronde qua è il discorso cavalli, quindi guardate qua che top dettagli, una sella, carriole arrugginite. Veramente, veramente complimenti. Ragazzi, faccio un breve taglietto. Tolgo tutto questo che è il discorso bestiame e ci vediamo per il restante. Eccoci qua di nuovo, ragazzi, per la sezione Silos, che è molto interessante anche questa. Il primo che vi faccio vedere praticamente è questo, che è magazzino per fieno e paglia, e poi anche un'area, diciamo, dentro che si può mettere dentro veicoli e attrezzi. Poi il Silos, diciamo, per la granella dei cereali. Pratica 300.000 litri, un'estensione in 100.000 litri, che è quella che va messa, diciamo, a fianco per incrementare appunto la capacità. Infatti deve essere posizionato vicino ai silos come l'originale. Quello enorme, diciamo, da 800.000 litri, che tiene sempre la granella, ad esempio anche qua tiene anche la canna da zucchero. E passiamo oltre velocemente, perché queste cose le sapete, le avete viste in un'altra presentazione, poi ricalca l'originale. Ci sono le varie trincee, diciamo, quella molto grande, piccola ed aperta, ed infine quella che tiene praticamente dal cibo per i maiali al fieno, la paglia, eccetera. E li vediamo nel dettaglio, anche se vabbè, qua è la zona dove va a scaricare e qua a caricare. Le porte ovviamente si possono chiudere, qua si può arrivare qua a piedi, c'è un'altra porta che si chiude e qua c'è appunto un posto che potete avere oltre e sopra, che potete stoccare forse cose a balle, ma come le potete mettere su io non lo so, ma vi lascio a voi l'intento. Questo, diciamo, ecco che è il primo, e c'ha con click del mouse, vedete? Loading ed unloading, il primo silos, e questi sono quelli, ne ho messi due per far vedere, sono quelli l'estensione, diciamo, per incrementare la capacità di questo. Questo qua molto molto americano ed enorme, a parte la bicicletta che non mi sembra, ma vabbè, non ha animazioni, non ha niente, qua e il terreno, vabbè, non è propriamente il suo, era prima qua c'era la stalla delle mucche, delle vacche anzi. Qua praticamente scaricate, qua caricate, i silos sono collegati qua, fa impressione, veramente è enorme. Bello, bello. Le tre trincee, più che farvele vedere così, quella piccolina, diciamo aperta, cioè media aperta, media chiusa, e quella più grande, che è piazzale praticamente. E questo che ha l'animazione. È quello che vi dicevo, sempre con tasto del mouse. Qua prima si scaricava, ora diventa la fase di carico. Ad esempio il cibo per i maiali, l'erba, il fieno, insomma, di silos per stoccaggio. Quindi, e anche questo argomento l'abbiamo visto. Ok, ragazzi, rapida occhiata a tutto il resto. Vediamo. Andiamo con oggetti decorativi. Partendo dal fondo, faccio prestissimo. Dai, segnale, bandiera, mulino a vento, e le varie praticamente staccionate. Qua ci vuole il jack per mettere giù bene. Il vecchio granaio della fattoria che non serve a niente. E li vedete qua. Non sto neanche a farvi perdere tempo, nel senso, oggetti decorativi, ragazzi.
Il decoro, belli, belli, però basta. Fattorie, ce ne sono due, tipo A e tipo B. Ovviamente io non ho messo una perché la seconda vi dice può solo esistere un solo oggetto all'interno della mappa, quindi o ne mettete una o mettete l'altra. Devo proprio farvela vedere l'altra? No, penso di no, insomma. Ragazzi, penso non serva. Diciamo che resta il discorso capanni, anche qua potrei partire dal fondo, restano già più interessanti. Praticamente per sistemare balle, non specificano, un sistema di stoccaggio, questo è molto simile a quello che abbiamo in serie appunto dell'altro pacchetto, questo per i veicoli. Quelli aperti, diciamo proprio senza pareti. Due tipologie qua, i prezzi sono sempre bassissimi per i veicoli. Adesso andiamo a vedere anche quanto grandi sono. E questi anche sempre fanno più parte del discorso, sì, loro chiamano decorativo, se hanno sotto capanne, capanni, eccetera, però ragazzi, capite bene che si tratta di questi. Porta qua ad esempio non funziona neanche per dirvi, vabbè, questo è un altro capanno, non sto qua a stressarvi su ognuno di loro, ve li faccio vedere perché almeno uno si fa un'idea se per caso fosse ancora in dubbio di scaricare la mod. Ecco, questo è già più moderno, ha qualche pulsante all'interno, no, infatti non ha le luci, le ha, però impianto elettrico assente, qua bisogna far denuncia. Questi sono i capanni, diciamo quelli aperti, grande e piccolo. Qua ovviamente potete far sia con entrambi, nel senso con omologhi, grande con grande, piccolo con piccolo, potete ovviamente continuarlo e ne fate uno lungo anche 1 km. Questo è un altro capanno interessante per mettere via veicoli e attrezzature. Questo è lo storage che vi dicevo, che è come quello tedesco, diciamo proprio profondo, invece che avere tre siti ne ha due e molto più larghi. Un altro carino bellino qua, fatto di assotti di legno, come si dice da noi, proprio assi di legno già sporche, già ammuffite, no, scherzo dai, però insomma sì, non è che ha messo benissimo. Questo sembra quello più interessante, diciamo. Ha questa rampetta qua con la circolare per tagliarsi via un paio di dita, no dai scherzo. Qua un'altra zona dove poter stoccare quello che volete, veicoli, balle, quello che volete in realtà è. Quindi vedete voi, questo è proprio tipicamente americano e fa da officina, ragazzi, perché qua c'è sia il rifornimento che la zona potenziamento mezzi, infatti vi fa vedere addirittura qua la pressa lì per cavare i cuscinetti, addirittura è il ponte qua che non capisco se è ancorato a terra. Tu non è che arriva qua, cioè dobbiamo spostarlo un po' più avanti secondo me. Comunque vabbè, paranco, taniche, la poltrona qua, mamma mia che stile. Che stile unico, trapano a colonna, attrezzature varie. Comunque, ragazzi, questa merita veramente a betoniera. Che vabbè, potete forse fare un giudicamento. E infine, quasi dimenticavo, ma vabbè, sono semplici da vedere. Fanno parte di varie per acqua e per carburante. Avete praticamente le due cisterne. Quindi ragazzi, scusate, sono anche andato tra virgolette veloce, sembro che mi debba spicciare ad andare da qualche parte o finire in fretta o che no, è perché non mi va di star qua a spiegarvi tra virgolette cose ovvie, lo vedete da voi, in realtà gli uniche un attimo particolari sono i recinti per gli animali, ma hanno tutto segnato, i loro trigger, eccetera, quindi a me star qua e leggervi tutto mi sembra di prendervi in giro, quindi ripeto,
l'ho mostrati, fatti vedere, se uno non ha voglia di scaricarli, li vede qua, se ha il dubbio li vede qua, dopo basta, questo c'è da dire in pratica, quindi non voglio ovviamente stressarvi oltre. Vi ringrazio per tutto, per il seguito della serie e delle altre mod che ho presentato. E alla prossima ragazzi, grazie mille, spero vi piaccia e ci si vede.